La delegazione AIRC, Associazione per la ricerca contro il cancro di Caltagirone, ha organizzato per giorno 2 dicembre presso il Liceo Classico Linguistico Seguse e il Liceo Scientifico Maiorana delle conferenze, il cui tema è stato Alimentazione e stili di vita. Il futuro della ricerca comincia in classe. Le conferenze sono state tenute dalla dottoressa Susanna Chiocca, ricercatrice presso l'Istituto di Ricerca contro i Tumori di Milano. Si è conclusa questo pomeriggio al liceo scientifico un importante incontro con i ragazzi e non solo, questo pomeriggio anche con le madri per parlare di un tema importantissimo, purtroppo di grande attualità, che è appunto il cancro. Un'importante ricercatrice che in questo caso viene da Milano ma che ha studiato anche fuori, è venuta qui per relazionare con i ragazzi. Innanzitutto la prima sensazione che ha avuto nel contatto con i ragazzi, credo che non sia stata la prima esperienza, però nel caso specifico dei nostri ragazzi, quindi per capire un po' la sensibilità del nostro territorio qual è. No, sono molto, molto attenti, hanno fatto delle domande molto intelligenti, mi ha colpito molto un ragazzo stamattina che ha chiesto, ma noi di chi ci possiamo fidare? Che secondo me è una domanda importantissima che riflette un po' anche la nostra società, che visto che noi stiamo cercando di dare un messaggio sulla prevenzione, ovviamente tu ti domandi, ok, io posso prevenire, io posso fare, posso prevenire quello che faccio io, ma quello che mi sta attorno come faccio, come mi devo comportare? Hanno fatto tutti quanti delle domande al punto, profonde e soprattutto ci sono stati molto interessati a quello che possono fare loro nel quotidiano, ci cioè, hanno fatto molte domande su come possono mangiare, quello che devono evitare, quello che invece possono fare. Signora Maria Pavone, referente qui del territorio dell'AIRC. Allora, innanzitutto come mai l'esigenza di fare questo incontro qua e poi ci agganciamo a quello che diceva la dottoressa? Allora, noi facciamo come AIRC, noi facciamo educazione alla salute nelle scuole. Iniziamo addirittura con le scuole materne. Lo scorso anno abbiamo fatto anche un incontro per gli asili nido, per i genitori degli asili nido. E quindi ci proponiamo questo perché facendo educazione alla salute facciamo anche prevenzione, perché educando i ragazzi, che a loro volta porteranno a casa quello che ascoltano, potranno essere dei ragazzi che già stanno facendo prevenzione, per questo tipo di malattia. Naturalmente facciamo anche pure raccolta fondi, perché se non si fa raccolta fondi non si può fare ricerca. Infatti oggi vediamo chi c'è, c'è a Caltagirone una ricercatrice che viene da Milano, ma sul territorio vengono anche ricercatori che abbiamo qui in Sicilia e lo facciamo sempre. La scorsa settimana eravamo in un'altra scuola con un'altra ricercatrice, per cui è un lavoro costante che noi facciamo, tra virgolette, perché facciamo solo volontariato, ma è una cosa che ci prefissiamo, lo stiamo svolgendo appieno, e l'AIRC a livello nazionale. Questa avanguardia che è stata in Sicilia la sta portando all'esterno. Già la Regione Calabria ha richiesto i nostri documenti, le nostre carte per vedere come si fa a fare ricerca nelle scuole. Ricerca nel senso di cercare i ragazzi che poi saranno anche un domani i ricercatori, chissà quanti ne avremo, che andranno per il mondo, speriamo solo in Italia, noi lo speriamo, ma andranno per il mondo. E quindi è tutto un tipo di educazione che facciamo, la facciamo alla salute, la facciamo al volontariato, perché quello che facciamo noi è volontariato, semplice volontariato. Oggi abbiamo questa bellissima fortuna di avere la dottoressa Susanna che ha avuto un bellissimo approccio con i ragazzi. Poi nel pomeriggio, che di numero è un po' inferiore, ovviamente c'è stato un contatto ancora più diretto, ma stamattina è stato bellissimo sia al liceo classico e linguistico che qui allo scientifico. Quindi è bello, è un'impresa bella quella che ci proponiamo di fare sempre. Dottoressa, a questo punto vorrei entrare un poco nel cuore, insomma, dell'argomento. Dicevo, un argomento purtroppo di grande attualità perché, insomma, quella che è il cancro e quindi la ricerca sul cancro certamente ogni giorno viene menzionata in tutte le reti, assolutamente, a livello nazionale e internazionale. Lei come mai ha scelto innanzitutto di approfondire questo tema e quindi di dedicarsi a questo studio? Allora, io non lo so quando mi è arrivata questa passione, so solo che
Un po' di anni fa ho incontrato una mia compagna di liceo e che mi ha visto, ah come stai? E poi mi fa, ah è vero sei stata qui, lì, lì. E fa, ma in effetti fa, tu sei sempre stata così, io mi ricordo a scuola a 15 anni già dicevi che tu volevi far ricerca. Quindi se l'hanno detto loro si vede. E poi ho avuto la fortuna di poter andare negli Stati Uniti perché io ho una mamma americana e quindi questo mi ha agevolato e mi ricordo che quella era a 18 anni, finito diciamo, il liceo, sono andata un'estate e ho capito che era quello che volevo fare e quindi da lì mi sono poi dedicata a far quello, quindi ho impostato i miei studi verso la ricerca e poi anni fa ho avuto la fortuna di venire in Italia, a Milano. Era quando stavano a Milano, erano già messi in piedi l'Istituto Europeo di Oncologia, c'erano questi laboratori di ricerca che all'epoca eravamo in pochi, adesso siamo esplosi e quindi ho avuto la fortuna di andare a lavorare lì e lì sono rimasta. Che passi avanti si sono fatti nella ricerca? Si sa che ancora bisogna fare tanto, bisogna scommettersi, come diceva la signora Pavone, anche, occorrono anche i contributi, quindi le offerte esatto. Di ognuno di noi per ogni occasione, insomma, è sempre, non è mai troppa. Dove siamo arrivati, insomma? Tante forme di tumori si possono assolutamente curare, ci sono queste leucemie, specialmente le leucemie infantili, linfoma di Hodgkin che ormai al 95% sono curabili, se pensiamo anche ai tumori della donna, tanti tumori del seno ormai se presi in tempo devono essere seguiti per un numero limitato di anni e poi il paziente è guarito, infatti io adesso tendo quando insegno ai ragazzi tendo comunque di non usare sempre la parola cancro, ma cerco di usare la parola lesione, perché in realtà tante forme di cancro, tumore, sono solo delle lesioni, che poi se non ci facciamo nulla possono progredire a un cancro, altrimenti è una lesione. E la forma è sempre quella di cercare di, come ci accorgiamo che sta cambiando qualcosa, di chiedere, quindi di parlare al nostro medico se è bravo oppure a qualcuno che magari ne può capire più di noi, cercare di vedere se c'è qualcosa che possiamo fare da subito. Quindi dalla prevenzione, come abbiamo parlato oggi ai ragazzi, la prevenzione nello stile di vita, a tavola, questi ragazzi devono incominciare a mangiare, devono mangiare sano da sempre, quindi anche le mamme o i padri, perché non devono essere per forza le mamme, insomma i genitori, i nonni in tanti casi, devono comunque cercare di far mangiare sani questi ragazzi da sempre, da come nei primi anni di vita, non abbuffarli, non farli mangiare per forza, impostare il cibo, il pranzo, la cena, la colazione come un momento che si divide in famiglia, quindi senza televisione, cercando di parlare di cose sane, belle. La televisione oggi come l'accendi c'è sempre chi ha ucciso chi e quello che ha fatto quell'altro, insomma non trovo che è un momento che convenga, esatto, ricreativo. Quindi prevenzione certamente, ma importante quindi di pari passo l'informazione, quanto è importante l'informazione anche da questo punto di vista nelle scuole e negli istituti scolastici sin da bambini anche. Assolutamente, ed è quello che l'ARC Sicilia, che devo dire io tornerò a casa domani con un'impressione più che positiva, perché trovo che andare nelle scuole così, nei ragazzi così giovani, e visto anche come si sono comportati oggi loro, quindi non c'è stato nessuno che non è stato attento, dovevano essere incontri di un'ora che sono durati 2 ore e quindi evidentemente qualcosa di buono l'abbiamo fatto, questi ragazzi ci hanno fatto un sacco di domande, più o meno personali, dopo sono venuti là, c'è chi mi ha chiesto questo, chi ha chiesto quell'altro e quindi evidentemente il contributo che sta dando l'ARC Sicilia, perché devo dire che da loro è partita questa iniziativa, è assolutamente positivo. Noi dal nostro canto in laboratorio continuiamo a lavorare, a cercare di capire sempre di più dei vari tumori, che comunque il primo step è quello della prevenzione, quindi cercare di prevenire. Giocare d'anticipo, come dico io, è il passo migliore. E soprattutto grazie all'AIRC che ci danno i fondi.
per fare il nostro lavoro. Quindi la sensibilizzazione a chi ci ascolta per contribuire alla ricerca. Lei ha detto appunto la prevenzione, però lei che è sempre insomma a contatto conosce molto bene questo mondo, certamente può con qualche parola sensibilizzare chi ci ascolta a fare qualcosa quando ci sono quelle specifiche campagne, non esatto, solo per contribuire. Per questa cosa qui penso che sia meglio Laura o Maria, perché sono loro che io sto dall'altra parte, cioè io devo applicare attraverso un processo lunghissimo per avere fondi. Quanto è importante la ricerca. No? Esatto, posso testimoniare quanto è importante la ricerca, che a noi, che alla fine noi siamo proprio appassionati del nostro lavoro, per cui prima che ci arrivino questi fondi dobbiamo, è un processo lunghissimo. Dobbiamo fare delle applicazioni lunghissime che vengono poi revisionate, non sempre ci vanno bene perché a volte non li prendiamo, quindi ci riproviamo ed è importante che voi nel vostro piccolo ci aiutate con anche dei piccoli contributi che adesso Laura ci spiegherà. Grazie intanto, signora Laura. Grazie, grazie. Io sono una volontaria, oggi ho avuto il piacere di stare insieme alla dottoressa Maria. Quello che tengo a dire è che anche un piccolo sostegno aiuta la ricerca. Tengo a precisare che l'AIRC è un'associazione seria, voglio dire che tutto ciò che viene contribuito viene versato, solo una piccola parte, l'1%, viene destinato a oneri dello Stato, il resto viene investito a sostenere i ricercatori. Poi voglio anche aggiungere con molto orgoglio che la Sicilia ha fatto tanto, sia come volontariato, sia come progettualità nelle scuole. Devo dire che è riuscita anche a ottenere da AIRC Italia che gran parte di ciò che viene raccolto in Sicilia venga ridistribuito ai nostri giovani ricercatori. Voglio aggiungere solo e completo, proprio per dare una cifra che può essere la misura dell'impegno che noi mettiamo, è che solo nel 2013 come Sicilia abbiamo raccolto 1.070.000 euro e di questa cifra 1.000.000 è ritornata nuovamente come sovvenzioni, borse di studio ai nostri ricercatori. Quindi ognuno di noi, anche in minima parte, compone un tutto che è per tutti. Devo dire, l'associazione ci sostiene, noi come volontari sosteniamo l'associazione. Grazie anche a voi per l'opportunità.